Il Sette Valli Pila si aggiudica i playoff del campionato di prima categoria Girone B, battendo in casa il capocavallo nella finale che si è giocata a San Sisto. Formazione del Pila in maglia bianco-verde, la vediamo inquadrata, risponde invece il capocavallo reduce dal successo sul Magione in maglia nera. Capocavallo che ci è abituato a partenze importanti, a primi tempi importanti, e sarà così anche oggi, seppure il risultato rispetto a 7 giorni fa sicuramente non sorride alla squadra di Sordini. Pila invece di Silvestro Baldacci, che compie il cammino per intero, e lo compie però diciamo in maniera non completa, in quanto dovrà ancora spareggiare con la vincente di un altro girone. Parte forte, diciamo, il capocavallo, e arriva subito il gol al 6° minuto, la sforbiciata da parte di Carbonari per il vantaggio della formazione in maglia nera, che festeggia e poi gioca davvero un bel primo tempo, almeno una bella parte di primo tempo. Rimessa laterale, lancio lungo con le mani da parte di Cheurfi, palla in aria e il colpo di testa di Curti che termina alto. Poi ancora l'occasionissima per la squadra ospite, non riesce la correzione in rete. Gioca bene ancora il capocavallo e allora c'è questa azione con la palla portata avanti molto bene ancora da Cheurfi, che mette al centro il colpo di testa che non inquadra lo specchio della porta. Abbastanza preoccupati i supporters del Pila, che tra l'altro vedono questa nuova opportunità per il capocavallo con il sinistro, la palla che va a sfiorare il palo con Marinacci, che però sembrava attento. E arriva un calcio di punizione per il Sette Valli Pila, palla che spiove, colpo di testa, para il portiere, qui però sembra tutto fermo per posizione di fuori gioco, non è invece per nulla fermo il colpo di testa davvero bello di Pierotti a centro aria per il gol del 1-1 sul finire del tempo, dunque al 43esimo della prima frazione, riequilibra il gol il Sette Valli Pila. E dunque è 1-1 il punteggio, 1-1 con le squadre che festeggiano, e poi si va dunque negli spogliatoi, appunto, con il punteggio in parità. Si apre la ripresa ai secondi 45 minuti e c'è subito un'occasione per il Pila con il tiro da parte del capitano Castellani, palla che non inquadra lo specchio. La risposta della formazione ospite qui abbastanza rocambolesca, il pallone che non riesce a centrare lo specchio della porta. Hanno ripreso animo nel frattempo i supporters del Sette Valli Pila, e allora sul calcio di punizione si fa pericolosa la squadra di Baldacci con il tiro, e risponde molto bene Morlunghi deviando la conclusione. Episodio importantissimo perché il Sette Valli Pila è in superiorità numerica dopo l'espulsione di Checcarelli del capocavallo, che vedete viene espulso dal direttore di gara che lo manda anzitempo sotto la doccia, dunque pesante la inferiorità numerica per il capocavallo, che comunque rimane piuttosto bene in campo. Andiamoci però a vedere i riflessi filmati successivi a questo episodio, perché c'è Roselletti che se ne va via sulla sinistra, poi prova la conclusione, bravo ancora il portiere, l'estremo difensore Morlunghi a deviare il pallone in angolo. Ci prova nonostante tutto il capocavallo, bella azione, il sinistro che però non inquadra lo specchio. Sette Valli Pila che prova a riorganizzarsi e lo fa approfittando anche del fischio finale dei 90 minuti e si riorganizza, lo fa molto bene perché arriva al gol del vantaggio. C'è un'incomprensione probabilmente, la palla rimane in aria, poi il tiro, batti e ribatti, alla fine a mettere d'accordo tutti è Pellegrini al 10° del primo tempo supplementare, fa 2-1 con grande entusiasmo e grande esultanza per questo gol che di fatto ribalta il risultato. Sull'altro fronte il rimessa lunga con le mani, la palla arriva, il colpo di testa, poi c'è un batti e ribatti, alla fine il gol, che però non si può forse parlare nemmeno di gol annullato perché il gioco era già fermo. Secondo tempo supplementare, prova a giocarsi il tutto per tutto il capocavallo, ma come vedremo sarà inutile perché sarà invece la formazione in maglia bianco-verde a chiudere la partita. C'è questo
opportunità su calcio di punizione per il capocavallo, la palla che va ad attraversare tutto lo specchio, nessuno che riesce a deviare. Sull'altro fronte, rinvio lungo da parte del portiere Marinacci, il pallone arriva sulla destra, il tentativo di imbucata in area di rigore, poi il tiro respinge Morlunghi e la conclusione incredibilmente alta, ma non tarda ad arrivare il gol del 3-1, lo segna solo Soletto, eccolo qua, con la signora particolarmente entusiasta che non si accorge della nostra telecamera, ed è il 3-1 ancora di Pellegrini al 15esimo. Ormai non c'è più tempo per il 7 Valle Pila di segnare un altro gol e soprattutto per il capocavallo di evitare la sconfitta. Finisce dunque con il 7 Valle Pila che vince per 3-1 dopo i tempi supplementari, e adesso conoscerà il nome della squadra per lo spareggio, per l'assegnazione del posto nel campionato di promozione. Giusti dunque i festeggiamenti da parte del 7 Valle Pila di Silvestro Baldacci e del presidente Fabbri. Adesso andiamo letteralmente anche negli spogliatoi a sentire i protagonisti. E diciamo che parto facendo i complimenti al capocavallo, che è stato un avversario veramente tosto sia in campionato, che ci hanno battuto due volte, e che in questa finale. Ovviamente quello che conta non sono i due risultati del campionato, conta oggi, e abbiamo vinto noi. È stato un primo tempo difficile dove loro ci hanno messo veramente in difficoltà. Poi però con la punizione e il gol di Pierotti ci siamo un po' sbloccati. Il secondo tempo abbiamo iniziato meglio, abbiamo avuto anche più occasioni, e alla fine credo che l'espulsione di Ceccarelli sia stata decisiva per la vittoria. Ora abbiamo l'ultima partita, domenica, lo spareggio, ci giochiamo la promozione, andiamola per vincere perché vogliamo a tutti i costi la promozione, e niente, ci vediamo domenica. Ah, l'ultima cosa, ringraziamo il pubblico nostro che è stato fantastico, ci ha spinto tutta la partita sia nel momento di difficoltà che nei momenti in cui eravamo padroni della partita. Grazie a tutti. Quando si fanno i spareggi è sempre difficile, la finale è sempre molto complicata. Io, come ho detto la scorsa settimana, spesso e volentieri sono gli episodi che cambiano le partite. Il primo tempo credo che noi avevamo meritato ampiamente, anzi forse se riuscivamo a chiuderla con due o tre gol che non siamo riusciti a farli, sicuramente parlavamo di un'altra cosa. Poi io dico sempre che a calcio per vincere le partite bisogna rimanere in 11, noi purtroppo oggi non ci siamo rimasti, e poi loro obiettivamente sono, è inutile che stiamo qui a parlare, sono un'ottima squadra, sono arrivati secondi in classifica, hanno fatto un campionato meraviglioso, quindi complimenti a loro che sono stati bravi a rimanere in partita e poi sono stati bravi a sfruttare l'uomo in più. E quindi gli faccio i complimenti, gli auguro di poter far bene. Però voglio ringraziare anche i miei ragazzi che hanno fatto secondo me un campionato eccezionale. E all'inizio dell'anno nessuno ci dava, come si dice, zero possibilità di poter entrare anche nei playoff, invece siamo stati sempre dentro i playoff, abbiamo fatto un ottimo campionato dove tante domeniche siamo stati primi in classifica, quindi abbiamo giocato alla pari con tutte le grandi realtà di questo campionato, quindi io posso fare solo fare dei grandissimi complimenti ai miei ragazzi, alla società, a tutti quanti per quello che abbiamo fatto in questa stagione. E niente, ringrazio anche i tifosi che oggi erano tanti, una bella cornice del pubblico, da gusto giocare queste partite con tutta sta gente, quindi niente, dispiace ma andiamo avanti e va bene così.